giocatore che viene da Monmouth University. Il blocco, l'uscita per il tira tripla, piedi per... Nonostante il tentativo di tap-in, Justin Robinson, il blocco di Policap, chiusura ancora, movimento difensivo a mettere in difficoltà proprio. Intensa la marcatura di McCallum su Alisovicius. Step back, tripla, quel passo indietro da parte di Bowman. Ancora l'uscita molto a 9. Olisevicius tira da 11 metri. Deve ovviamente uscire molto lesi, considerando la distanza dalla quale Olisevicius sta tirando. E questo. Bowman ancora. Qualche difficoltà adesso per sui cambi difensivi per Cremona. Harrison palla giù. Chiede il blocco di Policap, non riesce a servirgli il pallone. E qua c'è il pallone toccato, poi c'è una tripla da lontanissimo da parte di Harry. Precedente De Negri chiuso lungo la linea di fondo, ha trovato proprio Adrian, recuperato, poi perso da Treviso. Ci avviciniamo ai 2 minuti alla fine del terzo quarto. Il blocco di Policap, Danelli lo la partita quando è passato poco meno di un minuto. Bowman lavora dal palleggio, attacca Baldwin, poi di nuovo la palla per Zanelli, lavora in uno contro uno su Hub, fino in fondo Bowman completamente fuori. Policap di nuovo per Zanelli, blocco e riblocco per provare a liberare il playmaker del 92. Poi la ricezione di Policap molto lontano dal canestro, deve tornare da Zanelli, 4 secondi, la difesa trentina. Bowman attacca sul lato sinistro. No. Tadiotto va a chiamare lo schema, poi di nuovo Bowman, il blocco di Policap, prova ad attaccare Bowman, si mette in proprio, il tiro fuori misura di Treviso, di nuovo Justin Robinson, Bowman subito in corsa, prova a prendere di filata gli avversari, l'aiuto di Cook su Robinson che va a servire Zanelli da 3 punti. Davvero il ritmo continua a essere indemoniato in questa partita. Robinson, l'internelli attacca sul lato sinistro, ancora l'aiuto di valutazione in poco più di 7 minuti per lui. Nel frattempo Bowman con un uncilis che è il primo giocatore del match ad andare in doppia cifra. Zanelli nell'angolo, gran lettura per Fagian che sua formazione. Bowman uno contro uno, ancora sulle sue piste invece Stephens. Zanelli vuole il blocco di Policap, Diviga deve tenere uno contro uno, Policap contro Baldwin, triplicato addirittura, non primo tempo, Bowman di nuovo, c'è tanto spazio per andare fino in fondo, Kai Bowman, polpo dappertutto quelle braccia a prendere palloni vaganti, Bowman, qui ha perso anche una scarpa sotto dell'Aquila. Bowman tiene il palleggio aperto, poi va ancora da Tadiotto che va per la metà campo per la Nutribullet. Vuole un po' rallentare il ritmo, Policap indeciso se portare il blocco o meno, alla fine lo va a portare, una trambata clamorosa su Forrai, poi però il...